trovare la forza di parlare perché mi viene da piangere, perché quei bambini sono stati salvati grazie alla forza che si ha quando si ha una grande fede. Per non andare nei ricordi, che solo vederli mi sento male, confesso, perché là mi sono ammalata poi, dopo quei viaggi, voglio ricordare delle persone che sono state vicino a me e che sono scomparse. Il nostro Marco Candelari, che è morto di polmonite, insomma, comunque al ritorno si è ammalato ed è morto. E ringraziare Michel, che adesso non vedo, dove è Michel, sì. Eccolo là, quel santo, io lo chiamo santo perché non mi ha mai lasciato un minuto, e andavamo nei posti più pericolosi, più anche diciamo difficili, e lui mi diceva: paura? Io non ce l'ho. E io dicevo: altrettanto io. E allora cosa facciamo? Andiamo. Ed era un continuo correre verso la morte di quei bambini che noi volevamo naturalmente salvare e che in parte abbiamo anche salvato, e vivere una guerra che non capivamo, questa guerra tossicuto che si era abbattuta in questo meraviglioso paese che è Ruanda. Ma voglio tornare alle origini di questa mia, diciamo, missione, la chiamo. Quando ci fu il... eravamo nel 70, mi pare, no? Cos'era? Avevo 70 anni io, ecco. Adesso ne ho 88, quindi sono passati praticamente, credo, 20 anni o di più. 17 anni. Sì. Comunque, una sera eravamo in casa, io e mio marito, a Vintore, che era ancora vivo, e la radio dice: questa suora manda un messaggio in Italia, salvate 55 bambini che si trovano in pericolo e non sappiamo come farli uscire, perché tutti sono partiti da Ruanda. Non c'era più l'ONU, tutte le organizzazioni, le Croce Rosse, le Croce Verdi, non c'era più nessuno. Io sento che c'era da salvare questi famosi, erano 55 bambini, sì, da portare in Italia. E vado da mio marito e gli dico: a Mintore io parto. Come parti? Dove vai? Vado in Ruanda. Ma tu sei pazza, dice, hanno ritirato, tutti sono partiti, non c'è più nessuna organizzazione. La faccio breve: all'indomani mattina ero già all'aeroporto e per fortuna io avevo mandato a prendere dei soldi in contanti, perché sapevo che là con dei soldi in contanti potevo comprare qualsiasi cosa mi occorreva, perché andavo in un paese che era praticamente già mezzo distrutto. E arrivo nel Kenya, mi pare, sì, in Kenya, a Nairobi, e là mi trovo degli amici che mi dicono: vai in Ruanda, tu sei pazza, vai a morire. Dico: ma non c'è una strada qua, aerei che mi possono portare, pago, sono miliardari, non era vero, pago a qualsiasi prezzo. Breve, non trovo una strada e arrivo in Uganda, io conoscevo il presidente, e vado da lui e gli dico: senta, sono le 8 di sera, forse lei va a dormire quest'ora, lei mi deve dare 4 guardie, 4 jeep, io devo arrivare questa notte in Ruanda, ma non si può entrare, le frontiere sono chiuse. Ho detto: senta, io l'ho tanto aiutato, perché io facevo aiuti umanitari molti in Africa in quel periodo, lei mi deve aiutare, breve, mi dai 4 uomini, io regalo questi 4 soldati dei soldi e dico: questo è il vostro compenso. E loro mi dicono: così tanto, signora, possiamo tornare a casa un minuto che abbiamo dimenticato una valigia? E invece questi 4 ragazzi erano tornati a casa a dare quei soldi alle mogli dicendo: partiamo con questa signora pazza, ma mi chiamavano, e andiamo in Ruanda, ci ha regalato questi soldi, noi andiamo a morire perché lei non tornerà, perché là c'è la guerra.
e vi lasciamo i soldi. Io vedo che non tornavano, vado in casa e dico, ma qua cosa succede? Dobbiamo partire. E mi raccontano questa cosa. Ah, dico, che bell'augurio di dire che io vado a morire. Partiamo e arriviamo, lo faccio breve, arriviamo alla frontiera, troviamo una piccola casetta con un abitante che faceva da guardiano e dice non si può passare, lei non ha passaporti. Dico guarda, tutti i passaporti del mondo, mi chiamo come mi chiamo, dice è proibito passare perché di là sparano. E io ho detto, io voglio andare a morire. Quei quattro che erano con me hanno detto, signora, ciao, la lasciamo. E devo dire che abbiamo vissuto anche dei momenti in cui c'era anche, poteva adesso vedere il sorriso della ragazza davanti a me, che si poteva dire, ma questa donna cosa pensava di fare? Io ero sicura che andando là avrei potuto fare qualcosa, perché facevo bisogno umanitario da tanti, tanti, tanti anni e anche in paesi anche molto difficili. Quindi arriviamo, la faccio breve, arriviamo al campo dove ci sono i soldati. Kagame, che era, allora aveva, era giovanissimo, era già in marcia per andare a conquistare e andare ad abbattere gli Hutu, vero? Sì, gli Hutu erano. I nemici erano gli Hutu, no? Sì. I Tutsi erano i nostri, vero? Ecco. E mi mettono in un letto, che poi arrivò questo mio amico che poi morì, questo Marco, e mi dice, ma tu cosa fai in un letto qua? E metto tutti questi soldati. Non ti vogliono qua perché sei una donna. E il Kagame, che ora è presidente, ma allora faceva il soldato, era il capo dei soldati, lui dice, ma questa signora, perché è una donna? A me mi hanno detto che arrivava Fanfani, ma arrivava un uomo. E io dico, guardi, non sono uomo, sono donna, ma sono brava come un uomo. Lei mi deve far partire. Io devo. E mi ha tenuto là 3 giorni, che io soffrivo perché dicevo, la combattono e sparano. La faccio breve sempre, mi do un nome di battaglia, lui si chiamava, Kagame si chiama? Paul. Paul, ecco, e io mi faccio chiamare Pauline, e dico, io divento Pauline, perché volevo che la radio trasmettesse Pauline sta qua, Pauline sta là, e non Maria Pia, che ero conosciuta. E cominciamo ad andare a cercare questi bambini. Non ve lo racconto perché io lì ho pianto e non voglio ritornare a piangere. La cosa che mi ricordo ancora ora, che quando mi trovai in un istituto di bambini, non vogliono, spero che non ci siano tanti sacerdoti qua che mi dicono perché parla male dei sacerdoti, ma là i sacerdoti erano scomparsi tutti, i bambini erano rimasti, tutti scappavano, non scappavano solo i sacerdoti, scappavano tutti per salvarsi, vero? Le suore, le infermiere, non c'era, e i bambini, mi trovo 70 bambini nel cortile che piangevano e mi dicono, noi vogliamo partire con te Maria Pia, perché ormai mi conoscevano come Maria Pia. E io avevo un pulmino che portava solo 35 persone. E mi hanno detto, vai a trovare i 35. Il momento più brutto della mia vita fu quando mi trovai davanti a 70 bambini, mi sono fatta fasciare gli occhi e ho detto, fatemi toccare quello che tocca e quello che parte, quello che non tocca e quello che rimane. E quando ho lasciato quei 35 bambini là, davanti a una statua della Madonna che andai a pregare, ho detto, signore, fate che non muoiano, ma sono morti quei bambini. E abbiamo preso questi che li portavamo negli ospedali noi. Quindi io continuo a vivere durante il giorno, naturalmente, questa guerra, questi massacri, e io mi sono trovata a fare, si chiama guado quando si passano i fiumi, attraversavamo i fiumi e fra le mie gambe delle volte mi trovavo un cadavere, perché i cadaveri correvano li buttavano nei fiumi, vero? Quindi potete immaginare come potevamo dormire la notte senza poterci fare una doccia e poterci lavare, perché puzzavamo tutti di cadaveri. Dico tutti perché io avevo quel santo che sta là, Michel, e avevo con me, forse era, non era Gabriella ancora, era suo fratello Marco. Gabriella venne dopo, quella che avete visto qua e che lavora ancora adesso là. Sì, sì. Non c'era ancora Gabriella. La faccio breve. Abbiamo vissuto, non mi ricordo se 10 giorni credo,
per poter andare a prendere più bambini potevamo, più mamme ferite, e portarle poi alla base e poterle caricare sull'aereo italiano, come abbiamo fatto poi alla fine di questa dolorosa missione. Ma quello che io vorrei ricordare è l'episodio, aspetti, quando siamo andati in quella ospedale dove io avevo la bronchite e mi sentivo male, e un bambino ha detto: "Tu vieni nel mio lettino, io sono bravo, sono sicuro, ti posso fare da mamma o da papà, dimmelo te. Io vedo che tu stai", perché io stavo male, si vedeva lì che avevo una faccia che sembravo, e 20 anni fa quelle fotografie, sembravo più vecchia allora di adesso. Ora ne ho 89 di anni. Allora, voglio tornare a raccontare questa cosa del Ruanda. Devo farla breve perché è troppo lunga la storia. Non riusciamo a portare questi bambini all'aeroporto. No, intanto no. Arriviamo alla dogana, si chiama dogana, no, non si, dove si passa? Sì, Alla frontiera. Arriviamo alla frontiera. Anzi, quando incontrai Kagame mi disse: "Scusi, dov'è il generale Fanfani?" E io dico: "Generale Fanfani, non c'è." Dico: "Ma come? Mi hanno detto che arrivava un generale Fanfani." No, Fanfani, io sono di cognome io, ma mio marito, che non è generale, sta a casa a fare il presidente del Senato. E io sono sua moglie. E lei quanti anni ha? Ne avevo 70 allora. Comunque, questi bambini, noi riusciamo a passare la dogana al ritorno. E il doganiere, che mi riconosce, mi dice: "Ma dove li ha presi?" Dico: "Sono tutti figli di mio marito." E come si chiamano? Che non c'era passaporto. Tutti Fanfani, li segni. E mi dicevano il nome di battesimo, il nome loro africano, no? E dice: "Suo marito ha fatto tutti questi figli qua." Purtroppo sì, è così. E quindi la cosa andò quasi nell'allegria, questo viaggio, diciamo, disperato, perché io i bambini ne avevo salvati molto di più, ma ne ho portati in Italia solo 150. E arriviamo in Uganda, dove là c'erano dei signori, e non voglio fare i nomi di alcune associazioni che non erano mai entrati durante la guerra, e che dicevano: "Ah, ma questi bambini qua, adesso li prendiamo noi in custodia." E no, questi bambini vengono con me, devo sapere dove finiranno in Italia, e poi devono tornare in Ruanda, perché sono nati in quel paese e devono crescere là. Le lotte che ho avuto non ve le racconto, anzi, lì si vede un soldato poverino che portava i bambini là, e uno è morto perché non aveva fatto l'iniezione contro le zanzare, si chiama? La La malaria, malaria. malaria. Ed è morto l'indomani questo ragazzo, è una cosa molto triste. Quindi questo mio viaggio in Ruanda, che è stato faticoso perché io ho raccontato in fretta, ma noi non avevamo cibo per mangiare, mangiavamo, non dico l'erba, ma quasi, non so, c'erano dei miracoli che chi ha fede, e qua vedo diversi sacerdoti. Spero che molti di voi, vedendo un film così, potete pensare che esiste veramente Dio. Dio aiuta, la fede aiuta, altrimenti io non sarei tornata a casa, perché ne ho vissute di cose tremende. Come si chiama quel paese dove una mattina mi chiama il presidente Kagame e mi dice: "Ci sono 200 bambini, che sono, famiglie, che sono a Quiberon. Chi conosce il vostro paese bene? C'è un posto che si chiama Quiberon. Quiberon è un posto, cioè, Quiberon è un posto dove le mie amiche vanno a fare le cure dimagranti in Francia, un posto ricchissimo, no? E io arrivo là e non c'è nessuno che passa per andare a salvare questi bambini che stavano su una montagna. Però da quelle case sparavano contro chi andava a toccarli, perché loro volevano che Kagame desse le case